Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Momenti di paura nel corso di Udinese-Roma. Col difensore giallorosso Evan Dicca che ha accusato un malore e si è accasciato in campo al 69esimo minuto. L'ivoriano è stato soccorso dai compagni, con Svilar che si è reso conto di quanto stava accadendo richiamando l'attenzione del direttore di gara. Immediato l'intervento dello staff medico con il defibrillatore, non usato, col giocatore che ha fatto capire di aver sentito una fitta al petto. Cosciente, è uscito in barella tra gli applausi del pubblico. Il 24enne è stato trasportato negli spogliatoi dove poi è accorso anche Daniele De Rossi per sincerarsi delle sue condizioni. In un'atmosfera tesa, il direttore di gara Peiretto ha deciso di sospendere definitivamente il match al 71esimo minuto. De Rossi, ritornando in campo dagli spogliatoi, ha fatto sapere ai suoi che il giocatore è cosciente, ma i giallorossi non se la sono sentita di proseguire. Peiretto, dopo un summit con i capitani e gli altri giocatori in campo, ha quindi deciso di sospendere definitivamente la partita al 71esimo minuto. La gara, che dovrà quindi essere recuperata, ripartirà dal 1-1 con ancora 19esimo da giocare. Grande comprensione, ovviamente, anche da parte dell'Udinese e del pubblico che ha riservato un applauso scrosciante al difensore e ai suoi compagni al triplice fischio di sospensione del match. La Roma ha fatto sapere che dopo i primi controlli del caso il giocatore è stato trasportato in ospedale. L'elettrocardiogramma, infatti, ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci portando lo staff medico a trasferirlo d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, dite cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.